Il bisbetico indomabile. La scuola ormai è quasi finita. Voi avete già pensato a che cosa farete quest'estate? Per te, Nobita, conosco già la risposta. Pigro come sei, scommetto che passerai tutte le vacanze a dormire e a non fare niente. Mi piacerebbe tanto. Ci metterei la firma se potessi stare senza far niente un mese intero. Ho vinto la scommessa. Hai già fatto qualche programma per quest'estate? Sì, ne abbiamo parlato in famiglia. Faremo il solito viaggio. Molto probabilmente mio padre ci porterà nel continente nero a fare un safari fotografico. Ci picchia, significa che girerete su una macchina tra gli animali selvatici esplorando il loro habitat. Esatto, ma non sarà uno di quei giri fatti apposta dove tutto è finto e ricreato, sarà un vero safari. Vedrò gli elefanti, i leoni feroci, le zebre e anche i rinoceronti, tutti rigorosamente nel loro ambiente. Beato te, quanto sei fortunato! Ma figurati, è soltanto uno dei soliti viaggi che tutte le famiglie benestanti possono permettersi. E non avrei paura a passare tra quegli animali feroci in libertà? Penso di no, ci sono alcune persone che fanno molta più paura, non credi, Nobita? Eh sì sì, hai proprio ragione! E tu, Shizuka, cosa farai quest'estate? Le mie vacanze saranno molto più sedentarie delle tue. Siccome durante l'anno non ho avuto modo di farlo, leggerò un sacco di libri. Sto già facendo una bella lista. Che genere di libri ti piace? Tutti i grandi classici della letteratura mondiale, ma anche i libri di scienze e infine i romanzi d'avventura per ragazzi. E se ce la faccio, anche alcuni dei più bei romanzi storici. Caspita, sei una vera appassionata! Il nostro Nobita invece è specializzato in fumetti, non è vero? Io sono arrivata! Ciao Shizuka, ciao. Domani! Caspita, voi avete già fatto dei bei programmi per queste vacanze! Sembra proprio di sì! Scommetto che tu e Gian siete gli unici a non aver pensato ancora niente! Sbaglio, stavi parlando di me! Beh, sì, ma non è... Non inventare bugie e dimmi perché stavi parlando di me! Ma non è niente, credimi davvero! Ho sentito distintamente il mio nome e poi ti sei messo a ridere! Ma perché sei sempre così manesco? Come oggi? Ne vuoi ancora? Ah, non provare mai più ad alzare la testa, mi sono spiegato? Adesso basta, lascialo stare. Stavamo soltanto parlando dei nostri progetti per le vacanze estive. Che cosa? Tu parlavi delle vacanze? Chi vuoi prendere in giro? Adesso vengo lì e aggiusto anche te. Ma perché ti comporti così? Perché sono di pessimo umore e mi devo sfogare. Cos'è successo? Gian ti ha picchiato di nuovo? Indovinato! Quando è nervoso se la prende con noi e ci riempie di botte! Noi non gli avevamo fatto niente per meritarci di essere trattati in questo modo! Lo so, con Gian non si riesce mai a ragionare! È fiato sprecato e poi ha le mani sempre pronte! Non è una persona, è una bestia feroce, più cattivo di un leone, anzi di un gorilla! È vero, assomiglia a un gorilla! Ehi, guarda che non ci ha fatto da ridere, siamo stufi di lui e dobbiamo fare qualcosa, tu non puoi aiutarci in qualche modo? Giusto, dobbiamo fermarlo! Volete qualcosa per farlo diventare docile? Secondo alcune teorie, l'unico modo veramente efficace per domare una bestia feroce è far schioccare la frusta! Hai ragione, per ammaestrare i leoni il domatore usa la frusta! E quando il leone non ubbidisce, la fa schioccare! Ma certo! L'animale impara che per non essere frustato deve stare calmo! Bravo, Nobita! Un'ottima deduzione! Questo è il principio di base! E questa è la frusta domante! E come si usa? Ogni volta che Gian si comporterà in modo sbagliato, basterà farla schioccare e gli accadrà qualcosa che gli darà una bella lezione! Sembra forte! Andiamo a provarla subito! Sì, non vedo l'ora! Eccolo! Coraggio, cerca di attirarlo da questa parte! E perché io? Perché ci serve una preda, altrimenti il gioco non funzionerà! Io sarei la sua preda! Hai indovinato! Su, muoviti! Non voglio che quell'energumeno mi picchi! Non ti preoccupare, farò schioccare la frusta prima che riesca a toccarti! Lo prometti, vero? Certo, adesso vai e fai il tuo lavoro, dai! Ah, guarda che si rivede! Anna, scappare, parlo con te! Sta pronto, Suneo, ci siamo! No, non stavo scappando davvero! Sono nervoso e ho proprio bisogno di sfogarmi! Sì, lo so! Allora, se lo sai, prendi questo! Bene, adesso mi sento molto meglio! E
sei fatto male, ragazzo. Per il futuro ti consiglio di guardare dove vai. Avendo preso quel tronco in faccia, Gian sta provando lo stesso dolore di Nobita. Già, e se ripetiamo questo esercizio più volte, forse la bestia imparerà a essere più docile. Sì, è probabile. Mi avevi promesso di schioccare la frusta prima che Gian mi sfiorasse. Guarda qua! Hai ragione, scusa, non credevo ti avrebbe dato un pugno. Ti lascio la frusta, addomesticalo tu se ti fa piacere. Io sono già contento di com'è andata. Per forza, il pugno l'ho preso io. Sono ancora più arrabbiata di prima. Quanto mi prudono le mani! Lo vedi? Vuole picchiare qualcuno. Oh. Ehi, tu, che cos'hai lì? Un giornalino? Ok, dammelo, voglio leggerlo. No, se te lo presto non lo rivedrò più. Tu non ridai mai quello che prendi. Come osi? Oh no, l'avevo appena comprato. Ehi, lascia fare a me. Ecco, hai riavuto il tuo giornalino. Che bello, ti ringrazio. Ah, di niente. Ora che ci penso, Gian non ha ricevuto il colpo in faccia che ha dato a quel bambino. Abbi pazienza e vedrai. Cavoli, oggi non me ne va bene una. No, aia, che male. Si può sapere che cosa sta succedendo? Certo che se Gian verrà colpito ogni volta che picchia qualcuno, può darsi che prima o poi imparerà la lezione. Sono sicuro che smetterà di comportarsi come un prepotente. La giornata è cominciata male, è meglio se torno a casa e mi chiudo in camera mia. Guarda, sembra che stia andando a casa. Uffa, così non potremo più domarlo. La palla! Chi ha osato farmi male? Questa me la paghi! Giuro che non è stata colpa mia! Se ti prendo, ti rompo! Aiuto! Non mi sfuggirai! Poveretto, forse questa volta hai esagerato. Fa parte dell'addomesticamento di Gian. Mi dispiace per lui, ma quel ragazzino sta facendo un gran favore a tutti i bambini del quartiere. Vieni qui, Pulce, così impari a colpirmi alle spalle! Ci sono! Guardalo, corre più veloce del vento. Il cane lo inseguirà per tutto il quartiere, proprio come lui ha inseguito quel ragazzino. E se lo merita. Bravo cane. Adesso sono proprio infuriato. Ehi tu, dove pensi di andare? Come ti permetti di camminare per questa strada? So, rispondi. Io abito qui vicino e faccio questa strada tutti i giorni per tornare a casa. Ma davvero? E così fai sempre questa strada? Da questo momento in poi, se vuoi passare di qui, dovrai chiedere il mio permesso, altrimenti ti gonfierò di botta, hai capito? E non guardarmi con quegli occhi da triglia e rispondi, mi hai capito bene, sì o no? Adesso se la prende anche con quel bambino. E va bene. Adesso smettila, giovanotto, perché ti comporti in questo modo? Invece di andare in giro a fare il prepotente con i bambini più piccoli di te, dovresti risparmiare le energie e usarle per studiare. Avanti, ora fila a casa e vai a fare i compiti. È stato beccato dal maestro, che figura, ragazzi. Prendi questa. Che cosa fai? No, mamma, non stavo facendo niente, te lo giuro. Non raccontare bugie, cosa credi? Ti ho visto mentre picchiavi quel bambino. E a te sembra niente? Io non ti ho insegnato ad andare in giro a menar le mani. Scusa, se sei tu che te la prendi sempre con me. Io non mi ricordo un solo giorno della mia vita in cui non mi hai picchiato. Come osi rispondere a tua madre? Sei un gran maleducato. Credo che per oggi possa bastare. Ormai Gian dovrebbe aver imparato la lezione. Già. Di chi è questo aereo? È mio, scusami tanto. Chi ti ha dato il permesso di giocare per la strada, microbo? Evviva, ce l'abbiamo fatta! Abbiamo domato quella bestia feroce di Gian! Siamo adesso stati grandi, questa è una grande vittoria! Evviva, urrà, urrà! E così siete riusciti a renderlo più mansueto. Complimenti, ottimo lavoro. Non riesco quasi a credere che da oggi Gian non farà più il prepotente e l'arrogante. Allora preparati, perché stai per vederlo con i tuoi occhi. Fidati di me. Voi aspettate qui, prima voglio fare una prova.
Ehi, Jan! Sei una grossa e brutta palla di lardo! Avanti! Vieni a prendermi a calci! Forza, ti sto aspettando! Temo che qualcosa non abbia funzionato. Jan non è cambiato nemmeno un po', è sempre lo stesso. Già. Mi dispiace, ma questo dimostra che è più facile domare un leone che addomesticare uno come Jan. L'abbiamo capito, potevi dircelo anche prima, no? Che vi serva di lezione. La prossima volta ci penserete due volte prima di sfidare Jan senza motivo. Grazie della ramanzina. Sono io, mi stai schiacciando, ti vuoi spostare? Scusa, ma adesso non ce la faccio proprio, aspetta. È inutile. Questa è l'unica soluzione. Un insegnante per Nobita! Fine mese, ma dobbiamo fare qualcosa. Io potrei evitare di comprare le sigarette. E io potrei fare a meno degli appuntamenti dell'estetista. Però si tratta di nostro figlio e dobbiamo farlo per lui. Di cosa state parlando? Volete risparmiare per comprarmi qualcosa di bello? Se vuoi sapere la verità. Devo prendere ripetizioni! Non mi serve un insegnante privato! Eppure lo sai bene che quei voti sono pessimi. E da solo non riesci mai ad applicarti abbastanza. Ma è una spesa assolutamente inutile, oltre che molto onerosa per voi. Lasciate perdere davvero, prometto che mi impegnerò. Lo dici sempre, ma... Ho trovato! L'unica soluzione è ridurti la paghetta settimanale. Cosa? Aspettate un attimo, non parlerete sul serio! Avresti dovuto pensarci prima, ti avevamo avvertito che se i voti non miglioravano ti avremmo punito. Va bene, d'accordo, studierò di più. Vi prometto che in questo quadrimestre mi impegnerò e prenderò bei voti, credetemi. Anzi, vado subito a studiare, ok? Ci è mancato poco. Io li capisco, lo facevano per il tuo bene. Ma ti rendi conto? Volevano ridurmi la paghetta settimanale per prendermi un insegnante che mi dia ripetizioni. Sei sicuro che riuscirai a mantenere la promessa che hai fatto? Cioè, che cosa vuoi dire? Hai giurato ai tuoi che avresti preso dei bei voti. Pensi davvero di farcela? Se l'ho detto, lo farò. Mi devo soltanto impegnare di più. E adesso fuori, devo studiare. Devo fare i compiti e non voglio essere disturbato. Caspita, sembra molto deciso. Speriamo che non si smonti subito. Il problema è che non ha forza di volontà. Sono già passati 5 minuti. Di solito dopo 10 lo sento sbadigliare. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ormai è lì dentro da un quarto d'ora. Scommettiamo che sarà sdraiato per terra a russare beatamente? Vediamo un po'. Come voleva si dimostrare? Doraemon! Credo proprio che con 10 voglia un insegnante privato. No, aspetta, dove vai? Non dirlo alla mamma, ti prego, vieni qui, parliamone. Ho capito che non lo vuoi, ma allora si può sapere che intenzioni hai? Non dimenticare che hai promesso di prendere bei voti in questo quadrimestre. Certo che me lo ricordo, fammi pensare. È inutile che ti sforzi, tanto lo sai bene che non c'è altra scelta. Tanto con me non attacca, è meglio che ti rassegni. Invece di perdere tempo a fare queste scene patetiche, perché non ti metti a studiare? Ho trovato! Mi è appena venuta un'idea fantastica, no? Grandiosa! Mi vuoi dire di che cosa si tratta? Innanzitutto prendiamo la macchina del tempo e andiamo nel futuro di 3 anni. E una volta là cosa farai? Semplice, voglio chiedere al me stesso che frequenta già le medie di venire qui nel presente ad aiutarmi. Perché per il Nobita più grande che fa la scuola media i compiti delle elementari saranno un gioco da ragazzi. Sì, è vero, però... Non capisci? Quando arriverò dal futuro sarò così preparato che sarò l'insegnante di me stesso. E non dovremo spendere soldi per averne uno privato. Magari andasse come dice lui. Sarò così bravo che non dovrò nemmeno fare i compiti. Scordatelo, a scuola si va per imparare e i compiti servono per fare esercizio. Ma sì, lo so, non ti preoccupare. Ma guarda, in futuro userò ancora questa piccola scrivania. Che cosa aspetti? Muoviti a uscire? Ah sì, scusa. Sono passati 3 anni, ma in questa stanza non è cambiato praticamente nulla. Già, così sembra. Chissà dove sarà il Nobita più grande di 3 anni. Non so.
Comunque avrei preferito trovarlo in camera a studiare. Le cose non sono cambiate affatto. Ho capito. Questa è l'unica soluzione. Lo so che arriviamo appena a fine mese, ma dobbiamo fare qualcosa. Beh, io potrei evitare di comprare le sigarette. E io potrei fare a meno degli appuntamenti dell'estetista. Però si tratta del nostro unico figliolo e dobbiamo farlo per lui. Ora basta! Vi ho già detto che non ho alcun bisogno di un insegnante privato. Ma che cosa ti è successo? Cosa hai fatto? Ti sei rimpicciolito? Ah, ecco, io insomma... Sembri tornato un bambino delle elementari. No, non è niente. Avevo dimenticato che siamo nel futuro. Vorrei proprio sapere dove si è cacciato il Nobita più grande. Tu dovresti saperlo. Molto probabilmente sarai fuori a giocare. Sono proprio senza speranza. Mi è venuta un'idea. Gli lascerò un messaggio. Per favore, torna nel passato di 3 anni e aiuta Nobita a fare i compiti. Grazie. Da Nobita a Nobita. Ehi, tu! Chi sei e che cosa fai in camera mia? Finalmente sei tornato. Ma tu devi essere... Esatto. Sono Nobita e frequento le medie. Evviva! Sono felice di vederti! Ma dove sei stato? Sono ore che ti aspetto. Ho fatto un salto nel futuro per chiederti se volevi darmi delle ripetizioni. E io sono venuto qui per aiutarti a fare i compiti. Pensa, è venuto di sua spontanea volontà, senza essere chiamato. Già, sembra incredibile, vero? Ecco, comincia pure a farmi i compiti di matematica, grazie. Ormai sei alle medie, per te sarà una passeggiata farli. Non esagerare. Per favore, me li fai, ti prego. Smettila di fare il bambino viziato. I compiti te li devi fare da solo. È per questo che sono venuto. Io non capisco, qui c'è qualcosa che non va. Mi spieghi che cosa sta succedendo? I miei voti sono pessimi e lo sono sempre stati. Guarda la pagella dell'anno scorso. Sembra una schedina del Totocalcio, sono quasi tutti e due. Non c'è niente da ridere, questa è anche la tua pagella. Ah, è vero. È tutta colpa tua se vado male a scuola. Dai, non dire così. Già, se ti fossi impegnato molto di più alle elementari, tutto questo non sarebbe successo e i tuoi e i miei voti non sarebbero così brutti. Però è anche colpa tua se vai male a scuola. Ma io sono te. Già. Spero che tu abbia capito e che studierai di più. Non dovevo andare in questo modo. E smettila di piagnucolare. Ok. Verrò ogni giorno e controllerò che ti applichi come si deve. E tu non stare lì impalato, aiutami. Io non posso fare proprio niente. Voi due siete la stessa persona in età diverse. E anche se sono qui per aiutarvi, non saprei da che parte schierarmi. Devi studiare tanto, mi raccomando. Perché quello che conta è che ti impegni a fondo fin da adesso. E chissà, magari quando sarai alle medie potrai anche essere uno dei primi della classe. Brutto antipatico, è un vero tiranno. Ehi, ma cosa è successo? Non so, si è aperto il cassetto. Finalmente ti ho trovato. E tu chi saresti? Santo cielo. Io sono Nobita e frequento le scuole superiori. Cercavo Nobita delle medie, sei tu? Sì, sono io. Cosa fai in giro? Dovresti essere a casa a studiare a quest'ora. E non fare quella faccia. Lo sai che per colpa tua adesso sono in un mare di guai. Io non capisco. Dai un'occhiata a questa. Che bruttino! Sono peggio dei miei. Non c'è niente da ridere. Se tu avessi studiato di più quando frequentavi la scuola media, tutto questo non sarebbe successo. Verrò ogni giorno in camera tua e controllerò che ti impegni e studi per bene. E adesso muoviti, alza i tacchi. No, aspetta un attimo. Che cosa c'è? Se andiamo male a scuola e prendiamo brutti voti, è tutta colpa di Nobita delle elementari. Mi stai dicendo che se Nobita che va alle elementari si fosse applicato molto di più, tu non avresti così tante lacune e di conseguenza non le avrai neanch'io? Sì, esatto, è così. Sta a sentire, ragazzino. Noi ti terremo d'occhi e controlleremo che studi per bene. Su, coraggio, al lavoro. Uffa, non male però. Ho un'idea. Se i nostri voti sono pessimi, è tutta colpa di quel pigrone di Nobita che andava alla scuola materna. Cosa? Ma sì, pensateci bene. Se dobbiamo raddrizzare Nobita, in realtà bisogna cominciare dall'inizio. Avete capito? Già, a pensarci bene. Sì, forse ha ragione. Allora siamo d'accordo. Ciao, torno tra poco.
Aspettate, ragazzi! Non mi sembra una buona idea! Tu sta qui e fa la guardia alla casa. Speriamo solo che vada tutto bene. Ecco la palla! L'hai presa! Palla! E bravo, l'amore di Papi! Prendila un'altra volta. E così quella è Nobita da piccolo. Quanto è carino. Non avrei mai immaginato di essere stato tanto dolce. Bravo. Grazie. Ah, siete tornati. Allora, avete visto come eravate da piccoli? Beh, sì. Ma non ci siamo riusciti. Sai, era così carino che non ce l'abbiamo fatta a dirgli di non essere pigro e di studiare. Era tanto tenero mentre giocava. Già, avresti dovuto vederlo. E adesso che facciamo? Mi è venuta un'idea. No, non è possibile, non credo ai miei occhi. Siamo tutti d'accordo, la colpa è vostra. Avreste dovuto essere più severi con noi e soprattutto seguirci di più negli studi. Giusto, se andiamo male a scuola è solo colpa vostra e tocca a noi soffrire per i vostri errori. E non pensate di avere le mani con degli insegnanti privati. No, ma no, non è colpa loro. Ricordatevi che si può sempre cambiare il futuro. Dovete solo impegnarvi di più, avete capito? È inutile che te ne diminuirai. Il problema è che non riusciamo proprio ad impegnarci. Se siamo fatti così è anche colpa di mamma e papà. Non devono perché sono stessi giusti, sono brutti, capito? Un grosso gatto, sempre allegro e soddisfatto, con la testa rotondissima. È davvero.